Oggi abbiamo presentato al Ministro per l'Ambiente Pichetto Fratin la strategia pugliese per i mutamenti climatici. Stiamo predisponendo un piano che è insieme previsionale, scientifico, ma anche di protezione civile, di programmazione dei lavori che serviranno in futuro per comprendere quali saranno i problemi determinati dal riscaldamento terrestre, per esempio l'innalzamento dei mari, le situazioni di rischio per le bolle di calore, individuare tutti quegli elementi che consentano nei momenti in cui la crisi arriverà di farci trovare pronti. Questo è un lavoro che la Regione Puglia sta facendo con grande determinazione e oggi abbiamo anche sottoscritto un patto con tutti i sindaci della Puglia per l'attuazione delle politiche climatiche della Regione Puglia, ma soprattutto di due leggi, quella sul reddito energetico che consente alle famiglie meno abbienti di chiedere un finanziamento per installare impianti di produzione fotovoltaica ed eolica per autoconsumo, conferendo il surplus di energia prodotta nuovamente al fondo finanziario costituito dalla Regione Puglia, e quella sulle comunità energetiche, che consente a comuni, aziende, a soggetti del territorio di produrre e di immaginare sistemi produttivi anche innovativi di energia per autoconsumo con il sostegno della Regione Puglia. Tutti elementi che consentono il processo chiamato decarbonizzazione. Sono cose complicate oggi, ma diventeranno più semplici più avanti. Il riscaldamento terrestre è purtroppo ormai in atto, bisogna attutirlo e bisogna uscirne e viverlo in modo assolutamente preparato. Bisogna essere preparati alle conseguenze dei guai che l'umanità ha già combinato. Soddisfatto delle rassicurazioni del Ministro sulla decarbonizzazione dell'azione? Beh, soprattutto il fatto che ha detto che se lo sostituiscono, ammesso che l'Unione Europea lo consenta, lo sostituiscono con l'FSC nazionale, non con quello della Regione Puglia, e questo già, come si dice, è già un pareggio.